Sottolineo che è molto grave che su 20 associazioni accreditate al MEF ne siano state invitate 5 e 15 sono state escluse. Questo è estremamente grave perché dentro a quell'assemblea non ci saranno le associazioni che hanno combattuto fin dall'inizio per il fondo e questo non va bene. Noi di Rete Veneta lo avevamo anticipato giorni fa e puntualmente purtroppo è accaduto. L'Assemblea Nazionale dei Risparmiatori, andata in scena oggi a Vicenza, rappresentava solo 5 delle 20 associazioni iscritte al MEF. Le altre sono rimaste fuori. Certo, tra cui la nostra, cioè 20 sono i referenti della cabina di regia. Oggi l'invito ufficiale lo hanno avuto in 5, gli altri 15 sono fuori. Noi siamo di un'associazione che è iscritta al MEF e mi hanno riconosciuto, nonostante nel volantino sia scritto entrata libera, mi hanno fatto accomodare come tutti, mi hanno fatto accomodare a parte perché noi non possiamo entrare. Entreremo Siete quando... risparmiatori? Certo che siamo risparmiatori. Vi hanno fatto entrare? Non ci hanno assolutamente voluto fare entrare. Anche lei? Anche a me, io volevo sapere se questo decreto c'è o non c'è, però non posso entrare, non lo sapremo mai. Anche noi abbiamo chiesto l'accredito, non ce l'hanno dato quando era ora. Adesso siamo qui e ce lo chiedono, per forza non possiamo entrare, però non è questo il modo di trattare chi sì e chi no i risparmiatori. Chi sì e chi no, ma per quanto questa assemblea rappresentasse la voce di una minima parte di associazioni che in questi anni hanno combattuto per il fondo, i due vice premier sono entrati ugualmente, mentre molti risparmiatori sono rimasti fuori, inferociti. Signori, un attimo, con calma, signori, con calma. Ma che cazzo, io non siamo qui a scherzare! Signori, genere, porca miseria, gli ne manda le convocazioni e poi non si può neanche entrare. Ma che cazzo detto? Siamo dove che siamo qua, rimbambito? Oh, ne si rivai convocazione. Calmo, ecco, è offeso. Rivai convocazione qua. Calmo, fate ciabiate per casa. Che cazzo detto? Non offendere. Tensioni forti davanti all'ingresso del centro sport dove è andata di scena l'assemblea. Purtroppo tanti risparmiatori non hanno potuto entrare per mancanza di spazio o perché non sono stati accreditati, come questa associazione friulana che rappresenta ben 16.000 famiglie. E se sentite gli scramazzi, gli schiamazzi, siccome la priorità è stata data ai due movimenti che hanno organizzato, molti che sono arrivati in corriera e in macchina non possono entrare. Beh, ma allora? Ma stiamo, cioè, diventa la barzelletta nella barzelletta, cioè, ma ci stiamo rendendo ridicoli agli occhi veramente di tutti, eh?